avanti i colori della Nata che ci rispetta. Dire che vogliamo fare voli pindarici è troppo questo, però vogliamo fare le cose meditate in base al passo che abbiamo, con la forza che ci riconosciamo. Poi l'entusiasmo dipende da tutti i contesti, compreso il vostro. Siamo qua stasera a presentarvi Mister Mosca, che è stato scelto come professionista da condurre questa nave, diciamo. Questa è una persona che personalmente stimo moltissimo, perché è un grandissimo conoscitore di calcio e grande lavoratore. Poi magari sapete con chi prendere la come non dovrebbe. Comunque, scherzi a parte, è una persona veramente che può dare molto alla causa del nord. Mister, cosa ne sembra? Cosa ti senti? Allora, buonasera a tutti, Mosca Giuseppe, adesso sono finalmente arrivato in questa piazza e per me è motivo d'orgoglio esserci arrivato, perché la piazza blasonata, tifosi appassionati al calcio, sono molto attaccati ai colori sociali, per cui per me è motivo d'orgoglio esserci finalmente. Io da calciatore, da allenatore diciamo da pochi anni, da 8-10 anni che sto allenando qua in zona, perché da calciatore professionista non ho mai giocato qua in zona, ho sempre giocato al nord, in C1, C2, per cui non ho avuto mai la possibilità di giocare qua in zona. Però gli anni migliori li ho fatti da calciatore, sempre in piazze importanti e calde, perché sono una persona sanguigna e si carica con la passione dei tifosi, per cui penso di trovarmi benissimo. Sono contento di esserci arrivato, perché ho potuto vivere la passione dei tifosi in tribuna e anche dall'avversario. So quanto la gente ci tiene ai colori, al Toro, e per cui per me è veramente un grandissimo onore essere l'allenatore. Poi la felicità è tripla, perché ci sono arrivato dopo tanti sacrifici. Noi sappiamo l'Italia come funziona oggi. Cioè, oggi già allenare è molto difficile, perché tra sponsorizzazioni e cose varie non è facile allenare. Figuriamoci arrivare in una piazza come Nardò. Questo devo ringraziare non il presidente Fanulli, ma l'uomo Fanulli, che praticamente è stata una persona coerente. Coerente, ha premiato la persona, il lavoro, la serietà. Per lui sarebbe stato facile, penso io, trovare qualsiasi altro allenatore, perché sicuramente è stato chiamato da 100.000 allenatori, raccomandazioni varie, ma lui è una persona che guarda il sodo, non guarda le apparenze, non guarda gli sponsor, non guarda niente, per cui per me è gratificante essere stato scelto per la sua prima avventura a Nardò. Io so quanto lui ci tiene, perché per lui è una situazione molto importante. Ed essere stato scelto io, no? Non giocatore di Serie A o non so chi, raccomandato del momento, per me è motivo d'orgoglio, anche se io non mi sento inferiore a nessuno, anche perché da calciatore ho vinto campionati in C1, C2, per cui non mi sento inferiore a nessuno, però devo dire grazie alla persona Fanulli e anche a un dirigente in particolare, Mimino Fisenda, che ha sempre creduto in me e a cui sono molto legato. Per cui aspettatevi comunque una persona che... aspettatevi comunque sempre comunque una persona che è cresciuto in famiglia operaia, per cui ha sempre dovuto sudare per arrivare, per cui aspettatevi sempre comunque una persona che crede nel lavoro per arrivare ai risultati. Per cui io la cosa che ho chiesto alla società è di costruire una squadra umile, portata al lavoro, e poi anche se il budget, io non mi sono mai tirato indietro e i miei trascorsi calcistici hanno anche dimostrato che con materiale anche non di prima scelta ho fatto un buon calcio e i risultati sono arrivati. L'importante è che riusciamo a trovare calciatori che sono vogliosi di lavorare, sposano la causa,
e amano immediatamente, si immedesimano immediatamente nei tifosi, che amano immediatamente i colori e scendono dal primo al 95esimo per onorare questa maglia gloriosa che ha fatto anni in Serie C e che tantissime persone ci tengono. Per cui se riusciamo a trovare questi giocatori, che sicuramente magari non devono essere giocatori che hanno stravinto, però giocatori che credono nel progetto e che sono portati al lavoro, diremo la nostra, diremo. Però ovviamente, come dicevo prima a qualche tifoso, i palazzi si costruiscono dalle fondamenta. Qua c'è un progetto importante, però un progetto che si deve costruire con umiltà, con sacrifici, si deve lavorare sul settore giovanile. Cioè oggi noi, per costruire un attico bello da vedere, bisogna prima costruirci sotto le fondamenta belle e stabili per poter lavorare nel tempo e non fare un progetto annuale che poi a fine anno si sgonfia e non esiste più. Per cui bisogna remare tutti dalla stessa parte. Cioè io da calciatore sono sempre stato quello che si è messo sempre davanti a quelli più deboli, non ho mai avuto problemi al confronto con i tifosi, perché il dialogo è la cosa migliore, non è, anche nei momenti brutti il dialogo è la cosa migliore, l'importante è che ci sia critiche costruttive. Cioè noi le critiche distruttive per il male del toro, perché chi fa critiche distruttive fanno soltanto male più che altro alla maglia, perché il mister, la società, il direttore vengono e vanno, i colori rimangono a voi. Per cui io, come il direttore che sta lavorando bene, si sta impegnando, la società che ci sta mettendo tanta passione, ho conosciuto delle persone eccezionali tutti i giorni, lo staff che è stato scelto da noi tutti e tutta gente scelta anche da me professionalmente molto brava, ce la metteremo tutta per dare tutte le soddisfazioni possibili a questa piazza. Però io l'unica cosa che chiedo è un po' di pazienza, perché ovviamente stiamo partendo da zero, non c'è niente qua, materiale tutto da rifare, il presidente sta rifacendo tutto da zero, per cui bisogna costruire questa ossatura, bisogna porre le basi per un futuro roseo. Ecco, tutto qua. Allora, Francesco è tutto per avere. Questa moneta lo chiamo il direttore. Ah, vai, il direttore. Vai, passo la parola al direttore Andrea. Vai. A parte mi riallaccio un secondo al discorso del mister, anche per me un ritorno, insomma, una piazza dove ci sono state delle emozioni che sicuramente non si potranno dimenticare, insomma, un po' di cose particolari da giocatore. Quello che possiamo dire è che ci siamo buttati in questa nuova avventura insieme col presidente e con i nuovi dirigenti con un entusiasmo incredibile, cercando di ricostruire appunto dalle fondamenta, dalle basi, iniziando dal settore giovanile, pian piano costruiremo secondo me un progetto che avrà un futuro. Non saranno sei mesi in cui bruceremo tutto quello che abbiamo a disposizione, ma cercheremo di garantire alla città di Nardò un futuro calcistico importante. Fondamentalmente i tifosi meritano e vogliono questo. La scelta di Mosca insieme al presidente, con i tre Maurizi dico io, è stata subito, insomma, così condivisa, perché a parte le capacità umane crediamo che sia un uomo di campo, uno che si è fatto da solo, uno che ha lavorato e che non ha bisogno, insomma, di presentazioni in questo senso. Abbiamo cercato di mettere a fianco persone, a parte l'entusiasmo dei giovani, e abbiamo il fisioterapista che è Francesco Fioretti, che, insomma, è una persona che ha lavorato già con noi l'anno scorso, con il Copertino, un ragazzo che ha voglia di lavorare, riteniamo anche un professionista serio. C'è Tonio Guida, che è il preparatore dei portieri, che ha già lavorato con il mister l'anno scorso, i preparatori atletici che sicuramente conoscerete meglio di me, due professionisti del settore, insomma, non hanno bisogno di presentazioni. Il dottore sicuramente ci darà una mano in questo, Monsino Nele, che sarà, insomma, il nostro punto di riferimento, oltre al presidente, li conoscete già. Progetto tecnico, ve l'ha spiegato, insomma, grosso modo il mister, è quello di trovare gente che abbia fame di pallone, non certo gente che deve venire a svernare qui a Nardò negli ultimi anni. Troveremo sicuramente gente motivata,
giovani che ci consentono appunto quello che abbiamo in testa, che è un proseguio progettuale, gente che eventualmente possa condividere con noi diversi anni di esperienza senza ogni anno andare poi a smobilitare una squadra e a rifondarla da capo. È una cosa che non vogliamo assolutamente fare. E niente, vi chiediamo di starci vicino per quello che è possibile, per quello che la città di Narbo sa fare. E l'entusiasmo che abbiamo noi, spero che insieme a voi... Dell'esperienza dell'anno scorso della salvezza delle povere team, sì. Cosa stiamo portando? E sicuramente ci portiamo dei ragazzi importanti, innanzitutto quello. Adesso ci siamo concentrati nello specifico su dei ragazzi, su degli under, ci porteremo dei ragazzi che hanno avuto già delle esperienze come under, secondo me abbastanza importanti, qualche, tra virgolette, anziano ce lo porteremo dietro, e ci portiamo un'esperienza comunque positiva, perché è il mio primo anno dopo l'esperienza calcistica, quindi ci porteremo dietro un proseguio di progetto che avevamo iniziato col presidente Fanulli, improntato sul settore giovanile e sulla valorizzazione comunque dei ragazzi. Certo, insieme con dei senior esperti cercheremo di fare un mix importante tra esperienza e gioventù. Il campionato di eccellenza ci impone la legge dei 3 under, su 11, 3 under sono già 3 undicesimi dei tasselli importanti che devi mettere in campo. Cercheremo di dare al mister delle scelte in modo partita per partita, come ama fare, scegliere gli under giusti anche in base agli avversari, in base a come ha intenzione a livello tattico di schierare la squadra. A livello tattico com'è la squadra di mostra? Allora, sicuramente un calcio propositivo, con l'attacco lo faccia divertire, speriamo faccia divertire la gente, ovviamente. Non gli avversari. No, gli avversari no, comunque la base è un 4-2-3-1 con tre attaccanti e una mezza punta. Poi ovviamente dipende anche, poi può diventare un 4-3-3, può diventare un 3-4-1-2, dipende dall'avversario, dal risultato, dal momento, per cui ho bisogno di giocatori che possono polivalenti, possono magari adattarsi a diversi moduli. E magari in partita in corsa possiamo cambiare qualcosa. Mister, quest'anno il campionato sarà simile a squadra? Per adesso sì, per adesso. Sì. Aspettiamo prima la Serie C. Però insomma, già più o meno un'idea di questo organigramma della eccellenza, credo già c'è. Lei che idea si è fatto per il prossimo campionato? Dovrà affrontare ex nuovo, una panchina nuova, una piazza nuova? L'idea, ci saranno sicuramente quelle 3-4 squadre che punteranno a vincere il campionato, ma tutti gli anni ci sono quelle 4-5 squadre che partono subito con ambizione. Ovviamente poi ci sono quelle che poi a metà campionato smantellano perché non riescono a sopportare le spese, ci sono quelle che magari poi dopo alcune partite vedono che non arrivano a risultare e cominciano a smantellare, per cui cioè, le squadre ci sono. Noi dobbiamo fare un lavoro serio che non vada per i prossimi mesi, nei prossimi anni, per cui già creare un'ossatura che ci consenta di tenerli con noi qualche anno questi ragazzi. Per cui devono essere qualche puntello di esperienza importante e poi supportato da ragazzi insomma, che possono rimanere con noi diversi anni. La domanda ai preparatori a 13, questo ritorno a Nardò. No, la parola io, insomma. Ritorno a Nardò ricco di emozioni, insomma, non neghiamo il fatto che comunque questa piazza ci ha lasciato dei ricordi indescrivibili. Ecco. Sono stati degli anni belli, importanti, e quindi quando c'è stata proposta, insomma, a me ad Antonio l'ipotesi, l'idea quindi di un ritorno. È chiaro che obiettivamente in cuor nostro non ci abbiamo pensato due volte. Poi il progetto, voglio dire, l'ha detto il mister, l'ha elencato un attimino il presidente, il direttore. In passato avete già lavorato con mister Mosca? Con mister Mosca mai, però l'abbiamo sempre seguito. L'abbiamo sempre seguito perché anche i calciatori che abbiamo un buon rapporto, voglio dire, ci hanno tutti parlato molto, molto bene di lui, del modo di fare, del fatto che sia una persona molto diretta, quindi alla fine questo a noi piace e gratifica. Ecco. Al DS Orallo, a quando il primo ufficio in senso?
i primi nomi nero su bianco. Vedremo questa settimana, settimana prossima comunque. La nostra speranza è prima di iniziare la stagione ufficialmente di avere comunque la rosa già completa, se non tutta almeno per quindi, diciamo, già c'è un'idea portata avanti che lo abbiamo detto adesso, l'idea è quella comunque 5-6 puntelli importanti che possano garantirci un futuro intorno, insomma, gente di categoria. Adesso è un grande Antico, è un grande amico il custode è prima di tutto è un tifoso di questa squadra, quindi adesso un amico è venuto a salutarci con il mister, ha già giocato. No, mister, avete giocato insieme oppure lo hai allenato? Così vecchio non è. Non è tanto vecchio adesso. Ho avuto come calciatore, come capitano a Mantua. Ma la cosa che ti posso dire, Marcello, è quella che comunque porteremo gente motivata. Abbiamo già comunque abbastanza le idee chiare su questo. Gente che riterremo opportuno portare, gente da Nardò. Questo passaggio. Gente da Nardò, non di Nardò, ho detto gente da Nardò. Come ultimamente si parla molto di gente di Nardò, soprattutto. Quello che è chiaro che quelli avrebbero una marcia in più, no? Se di Nardò e da Nardò, ben venga. Se sceglieremo gente di Nardò, sceglieremo gente che al di là del fatto che è di Nardò, comunque ha delle capacità, anche se fossimo, non lo so, sto dicendo a Supersano, comunque la porterremo ugualmente perché mi riterremo. Poi a maggior ragione, se sono di Nardò, credo che avranno una motivazione in più, perché oltre ad essere giocatori saranno anche sostenitori. Quei nomi che circolano, stiamo vedendo molti giocatori di esperienza, ma giocatori emergenti di questo campionato, al di là degli Unionis e gli Under, giocatori emergenti di questi campionati. Emergenti non lo vuoi dire prima, gli emergenti te lo dice il campo, non lo dice il cognome. Giovani magari possono importare. Ce ne saranno. Noi stiamo facendo una rosa di 8-9 under che siano tutti e 9 possibilmente titolari. Di questi, ahimè, 3 sono costretti a giocare però. Comunque l'indirizzo che dobbiamo dare è divertirci, farvi divertire, però l'obiettivo deve essere quello di vincere. Questo è scontato, non dobbiamo, come ha detto qualcuno prima, far divertire gli avversari. Veramente qui ci sono pure altri obiettivi che la società si deve dare. Cioè, il primo obiettivo è la rivalutazione del territorio e dei giocatori. Rivalutazione anche e dare una base, cancellare determinate cronache che nessuno di noi si può permettere di andare indietro. Se ci compete, no. Dare un'aspettativa nuova con la possibilità pure che si stiano costruendo delle basi che sono importanti, come dice il mister, dei fondamenti. Le fondamenta servono su tutto nella società, perché se le fondamenta stanno nella società, chiaro che il nome di Nardò non ha perso quota soltanto sul terreno di gioco, ma anche fuori, questo è il problema. Purtroppo Nardò è Nardò, e nella provincia, sapete meglio di me, dopo Lecce si può parlare solamente di Nardò. Purtroppo stavo dicendo purtroppo non tutto dipende da noi anche, perché noi ci stiamo mettendo il nostro, stiamo già lavorando, oggi è partito ufficialmente, diciamo lo staff è partito ufficialmente oggi, ma noi stiamo lavorando da mesi e fra questo lavoro che stiamo facendo purtroppo non dipende solo da noi, ma ci sono anche delle altre componenti esterne che dobbiamo, ahimè, dire che c'è anche un po' di ritardo in questo, però ci stiamo lavorando sopra, noi stiamo attenti, stiamo monitorando tutte le altre componenti giorno per giorno, ora per ora. Si sta riferendo alla questione dello stadio? Anche la questione dello stadio, perché per noi è fondamentale, ve l'avevamo detto in fase di presentazione, ve lo ribadiamo adesso, non è che noi abbiamo massima fiducia nelle istituzioni, nelle promesse che ci hanno pubblicamente esposto anche a voi, però io sono abituato, se lo dice bianco su nero, perciò io spero che questo accada nel più breve tempo possibile, anche perché noi ci dobbiamo organizzare per il ritiro, abbiamo contatti per fare quello che è il nostro progetto, perciò quando vai a parlare con le persone purtroppo devi fare i fatti, non puoi soltanto stare con le parole. Se però hai il freno a mano tirato, ormai non ci cammina mai.
e purtroppo, ti ripeto, questo è un fattore che io devo per forza di cose far presente, spero che questo non incida sul, anche sul futuro nostro, diciamo, anche per quanto riguarda il nostro lavoro, no? Da oggi in avanti. Nessuno se lo augura e auspichiamo al più presto, e approfitto di questa conferenza per dire appunto quello che ho appena finito di dire. Diamoci una mano e diamoci la mossa, perché qua i tempi stringono e il campionato non comincia. Non vorremmo ritrovarci al ritorno del ritiro con ancora delle defaianze strutturali o quant'altro. Tra l'altro si tratta soltanto di, perché io comunque so per certo che una bozza di delibera è stata già proposta ai vari uffici. Si parla di una delibera in giunta o di una delibera che deve essere approvata dal Consiglio Comunale? Deve essere approvata dal Consiglio Comunale, perché delibera di giunta non se ne può parlare. È una delibera che comunque la bozza già ce l'avevano, perché negli anni passati già si era fatta una bozza, bisognava soltanto mettere alcune componenti nella bozza e farla lavorare dall'ufficio competente, in questo caso lavori pubblici. Cioè, questo eventuale accordo con i vantaggi fuori dalla società? Io penso che avere una struttura nelle nostre possibilità è anche un discorso di sprono in più per andare avanti, no? L'amministrazione comunque ci sta dando una mano, che tradotto in soldi vuol dire è una mano abbastanza forte, voglio dire, no? Cioè vuol dire che l'amministrazione ha fiducia in noi, nella nuova società, e noi in loro. Perché insieme si possono fare grandi cose. Se ognuno comincia a titubare di raggio, si va a togliere. Al mister, avete già pianificato la pre-stagione, cioè il ritiro, perché ho capito che c'è un ritiro. Lavorando. Stiamo muovendo già. Sarà qui in sede o sarà? No, sarà fuori. Ancora però non abbiamo niente di. Stiamo vagliando diverse località, anche perché dobbiamo fare un ritiro per amalgamare prima possibile in gruppo, per cui per questo stiamo facendo, la società ha voluto fare il ritiro fuori per dare anche un segnale che le cose si fanno seriamente, per cui faremo il ritiro fuori, adesso stiamo vagliando diverse località che ci consentono di lavorare bene, siamo in attesa insomma di notizie. Non ci sarà domanda. Si può fare un logo nuovo? No? Perché questo non mi piace. È quello della città. È quello della città. E noi rappresentiamo la città. No? Però non è il logo di una società, è della città. Ma se il logo di una società è la rappresentazione. Comunque questo avete fatto il gagliardetto, perché ho detto. No, ancora, guarda, io ho visto su qualche. In fase di campionato. Io ho visto su qualche. Non è affermato niente. No, non è affermato niente. Bisognava dare comunque un abito nuovo, no? Anche per non ritornare indietro. È stato fatto la mattina per il pomeriggio. Bravo. Anche per un discorso commerciale, no? Sì, certamente. Ma comunque ho visto su qualche forum qualche proposta di logo e di cose. Stiamo seguendo anche quello. Noi stiamo può lanciare, un sondaggio. No, ma è stato fatto già allora. La gente di Nardoni. Questo può essere già teorico. Basta che non lo facciamo come Lubari, perché oggi il Bari ha presentato il suo logo ufficiale, ha tolto il galletto e ha lasciato la cresta. Noi non vorremmo togliere il torno e lasciare il corpo. Questo è stato imparato. Sulla mano. No, mi dirà qualcosa Paparesta stasera. Quindi il vicepresidente compensa il presidente, sembra molto silenzioso. Invece... Il vicepresidente parla, il presidente. Bisogna fare le compensazioni giuste. Il presidente fa. Altro? Ragazzi, qualcosa che desiderate sapere? Io l'unica cosa che voglio dire al presidente è che il presidente le cose sta a fare, a Nardò bisogna comandare,
e che è quello che è mancato al Nardò in questi ultimi anni, è stato qualcuno che veramente comandasse, prendesse le decisioni. Meno male che non ci stanno donne. E si prendesse e si vanno tutti i titoli. E si prendesse le proprie responsabilità, cosa in questi ultimi anni Nardò non c'è stato. E forse abbiamo bisogno di una figura di garanzia, una figura di e speriamo di averla trovata. Nel nostro piccolo io ritengo una persona concisa. Dare favole, sono passati gli anni da raccontare le favole. Dobbiamo raccontare forse a qualcuno. Il Franco canto lo vogliamo un presidente, questa è la cosa che mi ha. Io mi sento in questa veste uno di loro, però con saggezza, quello che possiamo fare lo devo dire, quello che non possiamo fare non me lo devo inventare. Vabbè, ok. Grazie.